Sindaco, avete partecipato alla manifestazione di Coldiretti come comune di Farindola. Quali sono le prospettive, quali sono gli aiuti che possono arrivare per gli allevatori che sono in seria difficoltà? Noi chiediamo anzitutto una sburocratizzazione per far sì che quelle misure previste già dalla normativa vigente siano attuate con la massima celerità. Il mondo agricolo è in ginocchio, è gente abituata a lavorare, a non lamentarsi, se va a Roma per protestare è perché è veramente arrivata al limite della sopportazione. Quindi noi chiediamo con estrema chiarezza e determinazione che siano implementate tutte quelle misure che diano un sostegno alle imprese, una più veloce approvazione di tutte quelle misure che il governo ha stanziato affinché si diano risposte in tempi celeri a queste persone. Noi viviamo di agricoltura e di turismo, questa nevicata insieme a sisma sta determinando il collasso di questa rete. Tutti gli ulivi sono a terra, stalle crollate. Noi abbiamo il principale brand che è il pecorino di Farindola che rischia di scomparire per la mancanza di capi che permettono la produzione di questo bellissimo prodotto. E tutto questo non lo possiamo accettare. Noi insieme al comune di Penne, al comune di Montebello e di Biceliera abbiamo inteso istituire questo tavolo permanente per il turismo grazie alla collaborazione di Wolfstour che ci dà una mano dal punto di vista tecnico. Questo ci consente di ritessere quell'orditura sociale che negli anni 70-80 faceva i partiti, ma che adesso deve ripartire dalla cittadinanza, quindi dagli operatori turistici e commerciali. Chiediamo anzitutto le infrastrutturazioni primarie, perché se manca la viabilità non è nemmeno pensabile parlare di turismo. Chiediamo poi misure non convenzionali, una detassazione che consente a questa gente di respirare e soprattutto chiediamo che siano ripristinate quelle condizioni che la politica deve, come da Costituzione, determinare affinché ci sia uno sviluppo turistico possibile.